3, 2, 1, let's go. Let's go. We are ready. Are you ready? Eccola qua la carrellata dei nostri media partner per la puntata numero 93 del Party Virtuale. Anche oggi sono stato il primo a arrivare in piattaforma su Radio Bruno e mettere il primo commento. Mi piace la velocità ormai tipica veramente di chi conosce bene il mezzo tecnologico, cosa che non è vera però potrebbe sembrare. Non sono ancora arrivate le donne della Family, cioè Irene Antonucci. Errato, eccola qui. Ciao Ire. Virtuale. Allora vi racconto questa cosa. Oggi mi trovo nel mio salone di bellezza dove mi stavo facendo bella e lo faccio con un bicchiere per onorare Party Virtuale. Quindi oggi io trasmetto da qui, ragazzi, da Idola Roma, con un bicchiere di prosecco, e quindi vi auguro una buona puntata a tutti. Ehi, piccola, sta per iniziare l'appuntamento con i sogni. Sì, scusate, intanto è partita la voce della nuova rubrica di Sonny, non so se lo sai che farà una rubrica chiamata I sogni di Sonny, ma Ire, non è che c'è per caso un parrucchiere da scoprire, che poi facciamo un format televisivo come, già esiste, ma... Ma non è dal dentista, scusa. Guarda, io mi alzo dal dentista. I piedi, ora scoprirò tutto con la tintura, allora... Vi presento Pasquale che è all'opera, è al lavoro. Pasquale! Pasquale! E quindi vi annuncio, vi faccio vedere questo salone bellissimo, grandissimo qui a Roma, pensate a tantissime sedi, a Napoli, a Milano, insomma ovunque. Anche qui possiamo fare parte virtuale, a porte chiuse o a porte aperte, ci organizziamo indipendentemente dalle restrizioni, noi facciamo festa anche al salone di bellezza. Ma come fa Pasquale a passare da un cliente all'altro, da Roma a Napoli? Insomma, la distanza è ragguardevole. No, Pachi non passa da un salone all'altro, Pachi è sempre a Roma, ci sono ovviamente le varie strutture, c'è tanto personale, ce n'è per tutti, quindi come potete vedere, ora provo a girare, niente, c'è l'aperitivo, c'è di tutto, qui dentro funziona pacca di brutto e piace alle tipe. Beh, questo piace sicuramente tanto alle tipe, dai, questo è vero. Bello, seguiremo... Seguiremo, diciamo, quello che ti fanno in diretta, qual è lo scopo finale, cosa devono fare? Allora, guarda, ho fatto un colore, ho fatto un cioccolato, quindi dopo vedremo il risultato e nel frattempo me la brindo, insomma, con questo bicchiere in compagnia con le amici di Party Virtuale. Ma cos'è quel cioccolato? Cos'è che è? Dov'è che è? Che non conosco io quei luoghi. Che luogo è quello? Che non lo conosco, non conosco io quel luogo. Si chiama parrucchiere, un posto dove sistemano i capelli alla gente, Gary. Sistemano i capelli. Una roba, no, dopo te lo spiego, una roba nuova. Non è il mio posto, assolutamente. Io anzi, ci siamo confrontati tante volte. Ma ragazzi, ma voi sapete che io frequento posti molto particolari, perciò non potevo esimermi oggi dal connettermi e iniziare la puntata in questa maniera particolare. Ormai mi conoscete, così. Ci piace. Mi avete vista in tutti i modi, non potevo farmi vedere anche che con la tinta. Alla grande. Alla grande. Allora, presentiamo subito la squadra del Party Virtuale, a partire dalla nostra regia audio che si trova a Castelvetro di Modena. Ciao ragazzi, benvenuti da Fede D. Oggi brindiamo, eh? Rino. Ciao ragazzi, ciao a tutti anche da Lopez. Oggi sono senza mojito, scusatemi, mi spiace. Senza mojito ma sulla luna, quindi non ti lamentare.
Ciao a tutti da Matteo Pando, benvenuti alla nuova puntata di Party Virtuale. Abbiamo dei grandi ospiti, oggi sulla nostra pagina Facebook potete anche fare tutte le domande che volete, vi aspettiamo. E loro risponderanno, loro risponderanno. Buongiorno a tutti, scusa, stavo facendo le prove della voce sensuale per la prossima rubrica. Ma Sony, cioè, deve venire fuori una roba ammiccante, non devi sembrare Jack lo squartatore, capito? Ehi, piccola, sta... tipo così, sentiamo. Ehi, piccola, sta per iniziare l'appuntamento con i sogni di Sonny. Però sì, anche questo è un po' esorcista, effettivamente. Ciao a tutti, benvenuti, Party Virtuale. Si chiama Sonny Tranquilli, no? Vero? Qua da Conegliano vediamo che fuori è già proiettato in tutti i cieli del mondo il nostro disco che è in classifica. Addirittura no, avete fatto un'operazione di marketing in marketing di che è visibile a chiunque, quindi comprate, grazie. Eccomi. Bella storia. Ovviamente salutiamo anche il resto della squadra. JC è invece dal dentista, non ha fatto la sua diretta dal di là perché era un po' più scomodo dover inquadrare quella roba che ti vedo. Però ci sono gli amici del programma, almeno c'è DJ Hans. Come stai, Hans? Ciao ragazzi, buona serata a tutti, bellissima giornata di sole anche oggi. Siamo qua, aspettavo con ansia Party Virtuale. Con ansia. Lui è arrivato. Con ansia. Dove saranno DJ Mugo, Manuelito, che penso oggi non riesca a entrare, e Giulio Strocchi, che è un po' assente ultimamente? Non lo so, arriveranno tra poco, però noi abbiamo degli ospiti che sono importanti. Sono veramente sono interessanti. Sono qua io, eh! Ah, Mugo, non ti avevo visto! Eccolo, ciao Master! Ragazzi, buonasera a tutti. Piccolo indovinello, chi sono questi personaggi che porto sulla mia pancia? Uno è Mick Jagger, credo. Vai! E l'altro, quindi... Aspetta che ti metto in spotlight, se no non riusciamo a vederlo tutti. Vediamo se qualcuno sa rispondere. David? Rolling Stones. No. Rolling Stones. Rolling. Esatto. Ah, sono tutti Rolling. Ah, ok. Signori, è ora che parliamo anche un po' di rock and roll in sta puntata. Se no, cosa facciamo? Dai. Ma Mugo, hai detto che ci avresti portato Mick Jagger in persona un giorno. Hai detto, non vi preoccupare, ho il gancio io. Ma hai dato il numero di telefono, mi ha risposto lui in Inghilterra, che mi ha parlato di fare un business avendo un po' dei soldi che avevo in banca. Ragazzi, però... parliamo dopo del portafogli di DJ Mugo. Nel frattempo suona il campanello e sta per arrivare il primo ospite. Andiamo a vedere chi è. Ma chi sarà il primo ospite di oggi? Vediamo chi, un po' sarà? Chi sarà? Abbiamo un DJ molto importante che è un artista chiave nella scena musicale etnica contemporanea. È art director e curatore musicale del programma radiofonico Buddha Bar, che ogni venerdì e sabato sera ci fa sentire musica eclettica e di respiro internazionale su Radio Monte Carlo. E inoltre è anche direttore di RMC Buddha Bar Monte Carlo, una web radio che si può ascoltare in tutto il mondo con la miglior musica del Buddha Bar. È qui con noi Papa DJ, accogliamolo con un contributo video. Grande, bello, vediamo subito. Già sono emozionato per sta roba. Dire fantastico, ragazzi, voglio un grande applauso per Papa DJ e per questo sound incantevole. Grazie. Ciao Papa, benvenuto al Party Virtuale. Se non hai suonato giù dai balconi, non so chi può aver suonato. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, lo accolgo in maniera veramente molto eclatante, con estremo piacere, grazie a tutti. Devo dire, Papa, che la tua musica è una musica che affascina veramente tutti, perché comunque ha uno stile, non so, anche in quei pochi istanti in cui abbiamo visto questo filmato, subito si è creata un'atmosfera, cioè ha proprio quello scopo lì, no?
Sì, beh, direi che, come disse l'inventore di questo format, che era ovviamente il signor Claude Schall, noi siamo dei piccoli cuochi che praticamente cerchiamo di creare un piatto e cerchiamo di mettere spezie un po' dappertutto, quindi andando a pescare nelle varie parti del mondo le cose un po' più lounge, le cose un po' più etniche, quindi musica che proviene ovviamente da tutto il mondo, per cercare di creare queste atmosfere non troppo invasive, ma che ti portano un po' al sogno, una piccola onda leggermente diversa dalla normalità. Beh, c'è stato per anni, comunque anche Buddha Bar, il Caffè del Mare, tutte queste cose qua, no? Che avevano fatto quel genere lì, sono andati sì, assolutamente sì. Sono, beh, insomma, il Buddha Bar ha questa immagine ovviamente molto lounge. Erroneamente si tende a credere che la musica del Buddha Bar possa essere una situazione orientale, quando è anche orientale, oltre ovviamente a tutte le sonorità e mediterranee e alpine che sai che provengono insomma da parti abbastanza sconosciute e anche abbastanza lontane, se pensi che ultimamente la parte 2, cioè l'after dinner, il dopo cena, è correlata da suoni dall'Armenia, dal Kazakistan, dalla Turchia, dalla parte nordafricana, il rai marocchino piuttosto che la musica saudita e cose di questo genere, insomma. Da non dimenticare la parte europea, con le musette francesi, per poi andare, che ne so, da tutt'altra parte del mondo, tanghi sudamericani, bossa e quant'altro, insomma. Tutto ciò che è lounge, ma che provenga da varie parti del mondo. Questo è il concetto della musica. Papà, fra un po' ti faremo tante domande, ci dovrai raccontare tante cose, perché la cosa appassiona noi e credo anche i nostri spettatori che stanno guardando, ma ti vogliamo far stare comodo, in buona compagnia, perché non c'è solo la squadra di Party Virtuale oggi, ma anche altri ospiti che potranno dire la loro in questa puntata, e sono ospiti importanti. Vai Pando! Assolutamente, passiamo da una realtà musicale ad un'altra comunque altrettanto interessante. Abbiamo un DJ che arriva dalla Puglia ma si trasferisce ben presto a Milano, e in questi ultimi anni è stato DJ resident di alcuni locali molto importanti, tra cui ricordiamo il Lollapalooza, attualmente con il programma e il suo brand This Is Top in onda ogni giorno su One Dance FM, ed è anche il DJ ufficiale per la squadra di calcio dell'Inter. E qui con noi a Party Virtuale Marietto, accogliamolo con un contributo video. Sull'Inter? Non lo so se è sull'Inter, non credo. Poi in onda This Is Stop, l'ultima puntata della settimana, venerdì, oggi dalle 15 alle 16, come tutti i pomeriggi. E qualche settimana prossima, e poi settimana prossima, lunedì, faremo proprio un annuncio. Ciao a tutti, io sono Marietto, dall'altra parte c'è Luke. Ciao Luke. Iniziamo subito salutando tutti quelli che ci stanno ascoltando, ma soprattutto coloro che ci fanno talmente tanti tag. Io vedo in continuazione che si tagga One Dance, si tagga This Is Stop, e quindi noi ricondividiamo e in quel modo capiamo che ci siete. Non vi possiamo accontentare sempre con la musica, ma cerchiamo di almeno rendere felice questa oretta insieme in This Is Stop. Saluto Mico, saluto ovviamente Meteo che ci hanno preceduto, tutti gli hackers, tutti i DJ che ci tengono compagnia durante tutta la siamo giornata. Siamo la B6 League, siamo in pubblico. Marietto, benvenuto al Party Virtuale, ci hai portato anche ragazzi. Il di calcio dell'Inter. Ciao. Ciao Gary, ciao Frankie, grazie per l'invito, ma soprattutto posso dire una cosa? Devi. Sì. Avete aspettato 93 giorni prima di invitarmi. Ecco, lo sapevo. Non è vero, Marietto, non prima. È vero, sei tu che non sei venuto, ma buona non ci hai considerato. No, io. A parte quello, e poi noi invitiamo il migliore, cioè quando prima dovevamo un attimo far crescere il programma, sennò dopo non avevi tutta questa visibilità. 93 giorni, Gary, è cresciuto. Marietto, ma tu sei un tifoso dell'Inter o sei capitato in quella situazione? Perché a me è capitata una cosa di questo tipo un po' di anni fa, non c'entravo niente con una squadra, ma mi avevano chiesto grazie di fare per il sottofondo musicale, comunque sento la traccia che non si può più mettere a San Siro, tra l'altro. No, allora ti rispondo brevemente. Da quando ho 5 anni che capisco qualcosa di cos'era una squadra,
squadra di calcio, ho sempre simpatizzato per due colori, il nero e l'azzurro. Quando mi hanno proposto, ti va di fare il DJ per l'Inter a San Siro, io ho detto l'importante è che il nero azzurro, poi rosso nero anche l'altro. Quindi va bene così, va bene così. Anzi, guarda, chi mi conosce da anni or sono, tipo quando mi chiamavo Mario, perché c'è questa distinzione tra chi mi conosce come Mario e chi mi conosce come Marietto, da anni or sono ormai sanno che sono simpatizzante. La fede è quella. La fede non è quella. Amo particolarmente il calcio in generale, ma non per lo sport, ma per la parte, diciamo, economica, business, solo questo. Perché sì, ha fatto perdere un po', secondo me... La poesia. Sì, la poesia. Però, devo dire la verità, da due anni che frequento ormai San Siro assiduamente, e la cosa più bella è vedere i tifosi. Io sono proprio, guarda, i tifosi ti fanno veramente ritornare ad amare il calcio. Questo sì, te lo fanno proprio vivere diversamente da quello che poi vedi in TV, fondamentalmente. È una grande passione che dobbiamo... Che Juventino che comincia a scalpitare, forse. Perché lui è Juventino. Io lo dico perché ho avuto anch'io la grande fortuna di fare tre edizioni del trofeo team a Reggio Emilia. C'era Juve, Sassuolo e Milan, Inter, Sassuolo e poi chi c'era, la Fiorentina. Comunque ho avuto tre edizioni e sono stato molto fortunato. Suonare in mezzo al campo è tutta un'altra cosa, davanti a 25.000 persone è una bella cosa. Ballano sugli spalti? Cioè si muovono, si fanno caricare? Porca vacca, scusa la parola, ma la vacca è sacra. Ho avuto anche una partita di qualificazione dell'Europa League del Sassuolo con la Stella Rossa. Una bella soddisfazione, dai, suonare davanti a persone. Bene, facciamo entrare il terzo ospite, così completiamo la formazione, entriamo in questa puntata. Si tratta di un ospite importante e al femminile. Assolutamente. Allora, la terza ospite è una ragazza che nasce come attrice teatrale, ballerina e cantante, ma ultimamente è diventata una delle voci più richieste e affermate nel mondo del clubbing italiano. Quindi una vocalist che si è esibita in oltre 400 club. Facciamo qualche nome: il Pineta di Milano Marittima, Hollywood di Milano, Fellini di Milano, la Baia Imperiale di Gabicce e tantissimi altri. Insieme alla DJ Ada Ray, che è stata nostra ospite. Ciao Ada! Qui a Parte Virtuale, ha condotto un programma su Radio Studio Più dal nome Fun Airline e ha vinto più di una volta come miglior vocalist italiana il Dance Music Awards. E qui con noi a Parte Virtuale Alexandra Voice. Accogliamola con un contributo video. Vediamo Alexandra. Facciamo un applauso ad Alexandra Voice al Parte Virtuale. Ciao ragazzi, che bello essere con voi. Ma quanta gente ragazzi, c'era a quella festa lì? Ma quanto casino c'era? Ma guarda, veramente ero in provincia di Trento, se non erro, era un festival. Peraltro stavo rappando sopra un pezzo rappato e scritto da una mia collega. Quindi veramente mi sono proprio divertita. Avete scelto un video fantastico. Vodka, Campari, Don Pero, sulle mani. Ma che canzone era? Non l'ho mai sentita. È una canzone di Crystal, un pezzo che ha scritto lei, ed è, si chiama Vodka, no scusami, Notte da Leoni, e il ritornello fa Vodka Campari, Don Pero sulle mani. C'è anche un video bellissimo, se andate a cercarlo su YouTube, quindi bello, veramente bello. Siete pronti per lo show? Ah, che figata, che energia, Alexandra! Allora, devo dire che noi che siamo molto amici con Ada, c'era lei in console lì? No, non c'era l'Ada, no. Purtroppo per un momento l'Ada. Ho detto questa è l'Ada che sta suonando, invece no. No, non c'era l'Ada.
Bene, bene, bene. Allora, abbiamo presentato gli ospiti di oggi, adesso facciamo partire una rubrica e credo che subito dopo potrà partire il talk. Ci sono dei messaggi, scriveteci, domandate, potete farlo, avrete risposta. Siamo sulla piattaforma di Radio Bruno, salutiamo tutti gli amici di Adotta un DJ e dagli un lavoro vero e ovviamente la piattaforma di Show Group per accompagnarci. Quindi di cosa si tratta, Sonny? Piccola, Sonny, sta per iniziare l'appuntamento con i sogni di Sonny. Questa rubrica la sto per ieri, la prossima settimana. Cioè, ma adesso... è talmente grave la voce Sonny che non riesci neanche a catturare la telecamera. Comunque sta per iniziare la classifica musicale, quella che ha reso parte virtuale particolarmente famosa. Arriva la Global Dance Chart, la classifica in pillole. Vai con la sigla. Ci siamo noi, no? Non so se facciamo un vediamo, dai. Questa, ragazzi, è molto molto bella. Fammi vedere. Molto bella anche la sigla. Oggi ascoltiamo i brani di musica dance più venduti e ascoltati al mondo. Tra l'altro ci sarà la partecipazione speciale di Sonny ai jingle, ma lo vedremo tra poco. Al terzo posto, Topic and A7S con Breaking Me dalla Germania, numero 3. And A7S con Breaking Me al numero 2. Sonny, c'è una nuova entrata, quindi ti pregherei di dire nuova entrata in maniera molto sensuale, insomma, prego. Aspetta, sta per entrare la nuova entrata. Okay. Questa è una ripetizione, scusa, scusa, Surf Mesa con una bella cover, quella di Get mondiale, la Global Dance Chart. Grazie mille a Fede per la regia, ero Pando e questa era la Smart Chart all'interno di Party Virtuale. Ciao a tutti da Pando, buongiorno a tutti da Pando. Andiamo da Papa per sapere se nel suo repertorio musicale c'è solo musica etnica o ci sono momenti che anche fa altre cose. La musica etnica c'è dall'inizio alla fine, la differenza che c'è tra la parte lounge del dinner è totalmente diversa dai BPM che poi si adottano nell'ambito della seconda parte. Diventa molto più dance, ultimamente i suoni sono molto cambiati, c'è questo miscuglio tra l'etnico e l'elettronico che fa sì che si possano suonare delle cose molto deep, addirittura alcune anche molto house. Certo che alcuni suoni sono evidentemente diversi da quello che è la normalità, però devo dire che le persone apprezzano in maniera particolare, specie nel momento in cui vai con tribali e quant'altro. Sax. Anche il sax funziona molto, vero? Diciamo che forse il sax è un po' troppo mediterraneo, ma si apprezza molto di più quello che potrebbe essere il violino piuttosto che la armonica. Dei suoni un po' più particolari, ecco. Il sax indubbiamente ha sempre spopolato nell'ambito dell'after dinner, questo sono Gerikhausen Lopez più Poltro sax, d'accordo, ok, andrò ad ascoltarlo, e anzi mandamelo così lo
Aia, è qua, però è un download in meno, dopo si riesce. Dai, dai, Gary, non fare il taccagno! Aia, stavo lì che dovevo scalare. Dai, te lo mando io, tranquillo. No, ti becco al volo perché guarda cosa avevo pronto. Vedi, allora, c'era già il gettone. Basta l'avanzo. Un caffè avevo già il gettone. Devi sapere che quando ci siamo trovati dovevano prendere il caffè, Federico Di Gesù ha detto con Lopez paghi tu, lui ha detto no paghi tu perché ti ho dato le canzoni, quindi ah, okay. Cioè, si è rimasti spiazzati, insomma. No vabbè, assolutamente, ma quando si parla comunque di suono di qualità io devo dire che apprezzo sempre tanto, perché comunque è qualcosa di alternativo, di diverso, che ha anche una struttura importante. Sì, ma indubbiamente, insomma, forse noi scopriamo, magari non abbiamo mai scoperto fino in fondo il vero mondo che esiste nei confronti di quello che potrebbe essere il discorso etnico. Come nella dance ci sono i grandi artisti, posso garantire che ci sono delle produzioni e dei produttori e delle etichette straordinarie in giro per il mondo. Potrei citare dei disc jockey o degli artisti che si occupano di questa musica, ma forse ai più non direbbe molto. Posso garantirti che però davanti a 20.000, 30.000 o 40.000 persone fanno la loro bellissima figura. Rush, Rampue, Timboletti, e potrei citarne a Bizet, Shkon, un trio iraniano che quando suonano senti il sangue che esce proprio dai pezzi. Ecco. Diciamo che forse la differenza che c'è tra una situazione forse un po' più meccanica rispetto a quello che potrebbe essere un po' più musica da cuore, ecco. Bello, bello. Sonny, hai sentito che voce profonda che ha Papa DJ? Perché non Papa non te lo porti un po' con te? Che lui vuole diventare più sensuale, però non riusciamo a dargli proprio un indirizzo. È molto piccola. Sonny, anche bella, tu, molto anche bella, tu quando questo. Suoni, anche tu quando suoni proprio il sangue ti esce, ma perché ti tirano le robe, no? Quando quando suono il campanello, mi capita spesso il citofono di casa. Grazie, rompi le balle alla gente, per forza. Chi è? Allora, il campanello. Sentire, okay. Era il campanello. Sentite ragazzi, vabbè, sto migliorando. Io ti consiglierei di rimanere frizzante. Vabbè, la tua timbrica deve andare lì, capito? Ecco, voglio dire, cerchiamo di dare le cose, le giuste, no, misure alle cose. Nel senso, Sonny, per carità, a fare il pirla è bravo, però col bottone proprio non ci siamo. Non è il suo campo. È la voce sexy, sto imparando la voce sexy, ragazzi, per la rubrica. Vedremo come si cimenterà. Manderemo ovviamente un demo prima di mandarlo in onda per approvazione del pubblico. Andiamo da Pando, perché proprio il pubblico è protagonista in questo momento, con i saluti, i messaggi. Non so se ci sono domande sulle varie pagine. Assolutamente, allora ci sono un po' di saluti. Abbiamo Daniela Morrone sulla nostra pagina di Party Virtuale che saluta Papa DJ, e invece abbiamo Ambra Marina Olivero e Gorica Rastovic che salutano Donato. Si vede che si sono messi d'accordo per salutare Donato. Poi invece c'è Maria Donato Clotilde. Non c'è in puntata, abbiamo un Donato in puntata, tra di loro salutano. Si sono messi d'accordo, secondo me ci sono messi d'accordo. Era il nostro solito messaggio in codice, hanno già donato, hanno già donato, ok. Poi c'è anche Antonio Lattanzio, Maria Clotilde Calisti, e anche dalla pagina di Radio Bruno abbiamo Paola App, Daniele Pasini, Marzia Marchi, Dino Dini, Marco Cervi, Luciano Bonfante, Renata Rita e Susi Brunelli, tutti amici che ci salutano, che salutano gli ospiti che ci stanno guardando. Oh, grande Susi Brunelli. Ne salutiamo Brunelli. Tutti quanti, e andiamo a sentire da Marietto come si sta preparando all'estate più particolare, credo veramente degli ultimi 100 anni. Ma che bel argomento, proprio io. L'estate è alle porte, bisogna parlarne. Noi allora parliamo della mia estate, visto che questo calcio, come detto prima, è ricominciato. Non so se l'avete notato, io sono bloccato a Milano fino a data da destinarsi, cioè fin quando la Serie A non finisce, perché è vero che gli stadi sono chiusi, però tutto lo staff deve aspettare su Milano, perché nel momento in cui dovessero riaprire gli stadi, certo, devo andare lì a San Siro, e non posso andare nel mio amato Salento, perché Pando, quando mi ha presentato, ha detto un pugliese che si è trasferito molti anni fa, cioè 20 esatti, a Milano. E quindi la mia estate si
di solito il mio anno si divide così: 10 mesi a Milano, 2 mesi in Salento. Questo è il mix perfetto, no? Avevo scusate, avevo provato. Non ti emozionare col Salento, lo so che Salento fa perché... sempre emozionare, poi se uno è originario di là ancora di più. No, vi racconto, io dal 25 di agosto del 2019 che non vado in Salento. Urca. Ragazzi, per un pugliese come me è anche a casa. Infatti sono molto anche ma come po'... tutti i pugliesi, quando vai a casa torni su che hai l'olio, i salamini, le mozzarelle, cioè tutta la roba che si può portare, perché c'è questa cosa che i prodotti di là è meglio portarseli dietro. Pugliesi, siciliani, campani, i calabresi, un po' tutti quelli da Roma in giù fanno sta roba, di solito, quindi... Ma forse anche quelli che sono da Roma in su quando vanno fuori, insomma, un po' di attaccamento alle cose di casa, sì, certo, no? Certo. È bello portarsi anche, dietro. Anche se io ho la mia filosofia che le cose vanno mangiate nella terra dove le si sì. fanno. Sì, infatti c'era quella scena del film, no? Che da Milano portano il gorgonzola giù e lo vedo, ah, sì. Ma c'è la muffa, questo lo buttiamo via. Quello che è un visio. Vero, vero, vero. E niente, quindi la mia estate sarà un po' Milano e un po', credo e spero, dalla seconda parte di luglio in Salento, e mi dividerò tra Baia di Porto Cesario, che è un lido, non so se alcuni di voi lo conoscono, e altri lidi, perché sinceramente andare in discoteca... Sì, va bene, ma tanto facciamolo fare ai DJ che sono già in zona. Io sono quello che poi subentra nel ritorno e mi trasformo in autoctono della zona, capito? Quindi okay, okay. Non vengo visto come l'ospite, capito, in quella zona. In quella zona sì. Vengo visto comunque sempre come Marietto del Sud, no? Della... Marietto, nessun eroe in patria! Brava, brava. Brava, non so come Marietto! Fra un'oretta c'è anche Inter Sassuolo, alle 7:30. 19:30, bravo, infatti. Iremo per tempo, non ti preoccupare, per farti vedere. No, lo so. Perciò tu adesso in questo periodo allo stadio, naturalmente non essendoci pubblico, non allora, puoi in suonare. In questo periodo non metto un disco dal vivo dal 24 di febbraio. Ho fatto l'ultimo. Vinco io. Ultima. Quando era Alexandra? 20 di febbraio, vinco io. Vabbè, però io dischi li metto in radio tutti i giorni, quelli degli altri. Vabbè, però date te. Alexandra, noi devi sapere che abbiamo un fenomeno strano all'interno del party virtuale, perché tutti siamo messi come tutti i DJ, a parte un DJ di party virtuale che da quando è finito il lockdown credo abbia già fatto qualcosa come 12 o 13 servizi. Quale il mosaico? Guarda, lo metto per il pubblico. Secondo me, a voi, chi è di questo? Quello che ha fatto 12-13 servizi. 12-13, ragazzi, è tanta roba, devo dire. Oppa, è venuto fuori Federico Di Gesù. Come mai? figli a me. Aspetta, lo dico, li ho fatti gratis, lo dico per gli amici quelli... No, c'era il cash lì, io ho guardato mentre pagavano. Fenomeni strani, Federico va come il pane anche in questa situazione e sono contento. La domanda perché è dove li giusto, ha fatti, cioè... privatamente? No, allora devi sapere che ci sono tante situazioni. Che qua sono già partite, tipo ecco perché, dove si balla. Lombardia e Piemonte siamo morti praticamente, morti. Cioè, non hanno state facendo niente, zero. No, zero niente. Proprio, Mario. No, è impossibile, cosa fai? Fai... La selezione musicale lounge all'interno di qualche locale, ma ad esempio io sono Papa resi... sarebbe perfetto, Papa è... Papa sarebbe top, infatti ho fatto la selezione secondo me fantastica, stavo ascoltando qualcosa prima, però ad esempio io faccio il Lollapalooza il sabato, se vai c'è il resident alle 18, alle 3 mette musica di accompagnamento perché sono tutti seduti e devono stare tutti seduti, questa è la cosa fondamentale, quindi il dramma è proprio quello che poi bisogna... cioè, l'altro giorno era al The Beach, per farvi un esempio, sì, il DJ suonava ma sono tutti seduti rigorosamente, anzi, se qualcuno si alza, vabbè, quello sì. Io sto problema non l'ho mai avuto, Marietto, cioè, con me stanno sempre seduti, sono sempre seduti. Io... c'è un pirla, Gary, anzi si era da smollare un po', oh. Gary, vai su che dobbiamo chiudere, dai. Io mi sono andato 3:30 alle 4 dall'ultimo dire a Marietto, se mi concedete 30 secondi,
Caro Marietto, non credo tu sia l'unica persona che si sia trasferita da A, perché io sono salentino puro sangue. Grande! Papà. Sì, sono salentino. Lo sapevo, lo sapevo. Orgogliosamente salentino. Cioè, io non sono neanche terrone, sono proprio salentino. Come me, praticamente. Anch'io da Castelburgo sono andato salentino. Lì, ragazzi, cioè. E comprendo perfettamente il tuo essere salentino e portare la tua natura al nord. Io ho la fortuna di poterla portare, ho avuto la fortuna di averla portata tantissimi anni fa, e anch'io come te credo dal 2018-2019 non scendo. Feci Isola Beach, non so se tu sai dov'è. No, non lo conosco. A Porto Cesareo. Ah, ok, quindi conosci la baia. Sicuramente sì, conosci la baia di Torre Lapilla. Quei posti lì, sì. Sì, sì. Per lavoro, non per diletto, cosa assai spiacevole, insomma. Sarebbe molto meglio per diletto che non per lavoro, però insomma, la Puglia è bellissima, ragazzi, veramente bellissima, e merita veramente di essere raccontata alla grande. Io sì, carico la macchina, io la carico la macchina, quindi cioè, rispondo alla tua domanda se lui caricava le cose in macchina. Sì, io porto l'olio, porto le frise, porto i salami, porto tutto, quindi cioè... Io cerco amici che facciano questa cosa per farmi. E si fermano per strada mentre risalgono verso Milano. Se vi fermate a Bologna, caricate un po' di più che io compro. Vero, vero, bella questa cosa. Allora andiamo invece da Alexandra, che lei con la voce forse ha ancora più problemi dei DJ, che magari si possono adattare magari a cercare di mettere un po' di sottofondo musica, ma il vocalist fa un po' più fatica, credo. Vabbè, i vocalist fondamentalmente, a parte quelli rarissimi che hanno iniziato in versione cena-spettacolo, direi che siamo nella stragrande maggioranza dei casi fermi già dai primi momenti, almeno adesso io poi ovviamente parlo per me stessa, io sono ferma dall'ultima serata, l'ho fatta il 20 di febbraio, però ritornerò domani sera a lavorare, ragazzi. E allora facciamo un po' di pubblicità, che facciamo venire gli amici di Party Virtuale. Dove? Però... anche la maglietta. C'è, però di voglio dire adesso, cioè, scusami, c'è anche la gente a sedere, le mani le può alzare comunque, quindi potete comunque dire sulle mani che comunque non è niente. Sai qual è il problema? Che noi siamo proprio we are the champion, ne siamo dei champion per far alzare la gente, quindi prima non ci chiamavano nemmeno, perché tanto poi se la gente deve stare seduta o fai un po' di cena animata, se poi si scaldano troppo, mantenere le distanze di sicurezza o le restrizioni diventa ovviamente difficile. Quindi diciamo che siamo stati un po' gli ultimi ad essere presi in considerazione. Però domani finalmente ritorno a lavorare, quindi sono felicissima. Dove? Ragazzi. Sono facci vedere la canotta, perché non siamo riusciti a leggere. C'è scritto Vivir, guarda, vengo lì. Ah, Vivir. Ti leggi? Padovani. Salutami Padovani quando lo vedi. C'è, esatto, sono con Max Padovani domani sera, esatto, proprio grazie. Con lui. Sono grande, con lui, anzi, se vuole venire qualche volta. Party Virtuale lo ospitiamo volentieri. Va bene, glielo dirò sicuramente domani sera, e magari glielo dico anche a Fabio Marchi, perché se ne cena la faccio con lui e poi dopo cena con Max. Magari vedo se sono in zona. No, domani non ci sono, però se no la prossima vi vengo a trovare volentieri. Volentieri, tu segui la mia pagina. Okay. Si trova a Imola, esattamente all'uscita del casello autostradale. A Imola, perfetto. A Yamla. Yamla, ormai è una serata storica, quella lì del giovedì, è già un po' di anni che hanno cominciato. Devo dire che su Imola è giovedì più carico, insomma, ma anche su... Assolutamente. Anche forse la regione, anche perché insomma giovedì sera avete trovato una bella forma. Quindi vero, confermo. Sì. Ma domani sarà quindi un po' più, però immagino... con più distanziamento, com'è? O vi hanno dato la regione Emilia-Romagna è andata in deroga e quindi possiamo far ballare le persone, a differenza di come diceva Marietto poco fa, in cui ancora Lombardia e Piemonte sono completamente in blocco da questo punto di vista. Noi dobbiamo mantenere un distanziamento sociale di un metro fuori dalla pista. Se non si riesce a mantenere questa distanza, devi indossare mascherina per forza. In pista sono invece rigorosi i 2 metri di distanza. Queste sono le regole di oggi. Non so quanto si riesca a rispettare questo tipo di regolamentazione, perché insomma ci si prova, vedremo, te lo saprò dire venerdì. Mi raccomando, sono vietati lenti, attenzione. Lenti? Esatto, non si possono dare i limoni. Solo i congiunti possono fare i lenti, solo i congiunti. Sì, ma ho capito, ma i congiunti...
io non ho capito come fare a controllare che due sono congiunti non da quel momento, cioè lui dice mi sono congiunto adesso. Scusa, dal momento che giungi con quella persona congiungo assieme, cioè giungo con, non lo so, no. Lì la regola è un po' da interpretare, dai. Borderline. Lì le persone tipo Sonny che cambiano un partner ogni sera fanno fatica. In una serata cambiano 10 volte. O fare anche 2 o 3. Questo maschile, tra l'altro. Ah, ragazzi, comunque avrei da lanciare un servizio che è molto ehi, importante. Piccola. Non è ancora, questo devo preparare. Devo riscaldare la voce. Questa è una chiamata che viene direttamente dal Parlamento. Ehi, piccola. Ah, allora sì, allora sì. Qua siamo seri. Stiamo per avere il nostro giornalista direttamente da Rai 7. Arriva Franco Focaccia con noi in diretta. Prego la sigla. Vediamo subito quali sono gli aggiornamenti. This is Channels Television's breaking news. Sì, sì, va bene. Facciamo venerdì, poi dopo sabato ci vediamo. Scusi, Franco Focaccia. Grazie, lei interrompe. Siamo tanto in diretta, c'è sì, il buonasera. Notiziario. Allora, intanto interrompe sempre il programma, poi dopo fa le telefonate. Allora. Io ho notato, signor Casini, che lei sta parlando di più del conduttore. Questa cosa a livello di equilibrio del programma va un attimo ripristinata. Il turbatore è senza tempo. Qui siamo noi che siamo per la par condicio qua in Parlamento, capito? Siamo tutti per... Vedo che vi state organizzando per... La far condicio anche nella grigliata, ho sentito. Assolutamente, perché noi stiamo per arrivare a Cesenatico col camper anche questo weekend, quindi ci vediamo tutti al mare. E tra l'altro ho anche una notizia o due veloce. Stavo ascoltando tra l'altro una novità musicale. Sì. È il nuovo di Marietto e Gigi D'Agostino. Sì. Stavo imparando il testo a memoria. Tarari e tarara Marietto e Gigi Dag. Non so se è già arrivato alle vostre parti. Bertino quello. Ah, scusi, c'è un problema qui. Vabbè, Bertino. Abbiamo un Spotify con tutte le nuove canzoni. è gente comunque di politica, non si intende troppo di musica, Marietto, scusalo. Tra l'altro avevamo degli sponsor fino a ieri che finanziavano questo momento. E adesso tra poco proietteremo quello di oggi. Pensavo che fossero ecco. Caduti. Tanto oggi ecco ci siamo dati la buona musica oggi qui in Parlamento, perché sta per uscire un nuovo DPCM e il prossimo riguarderà proprio la musica ad ascoltare durante lezioni e spettacolo. Pare che faremo una partnership col Buddha Bar. Ecco voi una questo è importante, sarebbe uno sponsor fighissimo per noi, cioè firmerai subito. Assolutamente. Non so, però di Gesù non so se è permesso che suoni, perché sa Buddha di Gesù. Tra l'altro qui in Parlamento lasceremo proprio un'area proprio della Camera, il nuovo sindacato dei locali da ballo, il SIRS, e lasceremo proprio uno spazio per tutti i rappresentanti e dei DJ e dei vocalist qui in Parlamento, per fare in modo che tutto ritorni. Meno male, vai, andiamo con la notizia. Durante un incontro con alcuni studenti in Arizona, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ironizzato sui diversi nomi del Covid. Non è mai esistita una cosa a cui hanno dato così tanti nomi, ironizza il premier. Vi posso elencare 18 o 19 nomi per questa cosa. Ad esempio Wuhan ha preso molto piede, coronavirus, Kung Flu, Covid, Covid-19. E il presidente Trump chiede agli studenti, mi sono chiesto cosa significa Covid-19, per quale motivo proprio il 19? Interviene uno studente alzando il dito, come fa spesso anche il DJ Hans durante parte virtuale. Bravo, l'unico disciplinato. Dicendo, 19 sono mediamente gli ascoltatori collegati ultimamente durante la rubrica del Franco Focaccia all'interno di parte virtuale. Qualcosa di meno. È un picco negativo quando arriva Focaccia. Purtroppo ultimamente Bene, io torno a organizzare la mia grigliata perché insomma c'è un po' da fare, insomma la strada tra Roma e Cesenatico è sempre un po' tortuosa, quindi sto organizzando col telepass un po' tutto il tragitto con Google Maps. Ragazzi, sono 19 veramente, sto guardando adesso, sono 19, come facevi a saperlo? Ah, 21. È una regola. È aumentato perché ho parlato io, quindi è aumentato. Ragazzi, ci vediamo quest'estate in Riviera, so che tra poco il programma insomma si trasformerà nella versione estiva, quindi ci vediamo presto. Sì, diciamo che domani, massimo dopodomani, daremo tutte le linee guida. La settimana prossima saremo fermi per una settimana per organizzare tutto. Speriamo di partire da quel posto lì che abbiamo annunciato tante volte a Riccione. Se certo, così non sarà, vi daremo informazioni su dove saremo. Una cosa è certa, in diretta ci saremo. Ci saremo. Posso chiedere una cosa? Non vedo la conduttrice Irene Panicucci. Non c'è oggi. Si chiama Antonucci, la Panicucci è un'altra.
No, io sarei Irene Antonucci, non Panicucci, giusto Mora, giusto quella la differenza. Trucco e parrucco. Allora sì, sono al parrucco, però vi ascolto, non vi preoccupate che sono un segugio sempre in ascolto, sono qui collegata mi stanno facendo i capelli. Beh, la volevo invitare comunque a Cesenatico, se si fa trovare anche lei da Grigliato, insomma, la invitiamo sabato. Ci sono due costolette anche per l'Antonucci, dai. Nel senso perché mi vedete deperita o perché mi vedete ingrassata? No, le costolette, la Grigliata, di solito ci sono le costolette. Ah, ok. Ognuno porta qualcosa, lei può portare i cocomeri. Focaccia, ma lei, mi faccia capire, in questa Grigliata porterà le focacce? No. Era una battuta? No. Aspetta che mi giro perché devono ridere qui parlamentari. Ho le poche belle, non ho capito bene. Sì, sì, no, no, ci sarà solamente carne, una grigliata mista. Ragazzi, io chiuderei il collegamento perché so che avete tre ospiti molto importanti. Vedo che il DJ Marietto che sta preparando alcune cose, magari tornate da lui. Che adesso andiamo da Marietto immediatamente a sentire cosa ha preparato. Voglio ricordare solo che probabilmente dal 6 di luglio, quando ripartirà la versione estiva del party virtuale, che è il PV Summer, probabilmente ci sarà anche un'altra collocazione oraria che vi comunicheremo nei prossimi giorni. Insomma, stiamo definendo tutte le cose, stavamo per diventare molto ricchi fino a qualche giorno fa, adesso siamo tremendamente poveri, ma non abbiamo alcun dubbio sul fatto che diventeremo no, siamo ricchi dentro. Ah, ecco, sì, dentro, sì. Dai, dentro sempre. Guarda che Hans che si sente tirato in ballo, Hans. Sarà, aspetta che vado a cacare che vedo se esce qualcosa. No! Lo censurate, per favore, censurate. Ragazzi, è fatto così. Dentro, ragazzi, siamo a fine mese, ricordatevelo, Quindi ci mancano i soldi in cassa? No, più che altro c'ho ancora 20.000 sulla carta di credito. Beh, 20.000 cosa facciamo? Ragazzi, 20.000 duroni, 20.000 duroni. Dai, inizio del mese si ricarica a 100.000, però va bene. Ma con 20.000 euro possiamo fare anche una cena fatta bene e invitiamo anche Marietto. Tu mangi tanto, Marietto, a cena? No, perché gestisco bene l'alimentazione ultimamente. Bravo, bravo. Cioè sei uno di quelli che mangia bene. No, sono uno di quelli che mangia bene, devo mangiare bene perché sennò divento 200 kg, quindi... Sei magrissimo però, eh. Mi devo... Sei magrissimo, sei in gran forma. Usa... Ma per forza, dal 25 di agosto che non scende il Salento, scusate. Ale, brava. No, devo dire la verità. Scusate, permettetemi di salutare uno stecchino. La Gallesi che è sempre in ottima forma, io mi chiedo come fa. Cioè, così. Un po' sano. Grazie Irene, troppo buona. Come faccio? Tesoro, guarda, devi raccontarci della... Ecco, ragazzi, quindi non c'è ma nulla da fare. Ma sono ingrassata anch'io, Irene, ma sta buona. Ma smettila. Guarda, ti giuro, allora, veramente. Io credo che sia un problema di noi del sud, perché anch'io sono pugliese, quindi veramente questo è un nostro problema. Tendiamo abbiamo l'amore per la buona cucina e ovviamente a mettere magari qualche chiletto in più. Però viva la vita, ragazzi, viva la ricchezza interiore. Interiormente siamo veramente a posto, noi non abbiamo assolutamente. Di solito chi ha la musica è sempre ricco, eh. Vero, questo è vero. Bravo Mario. C'è Pando che vuol dire qualcosa, sì. Che è tornato. Dove è Gary, Gary non no, appunto, non sarei così d'accordo. Ma dunque, ci sono un paio di amici da salutare, poi volevo chiedere una cosa ad Alexandra Voice. Allora, salutiamo Alex Convertino che saluta Papa DJ e anche Marzo Casagrande che saluta Gary, ma anche Donato. Cioè, ma grande Donato va a ruba. Ma chi è sto Donato, ragazzi? Donato, collegati, Donato, ti diamo il codice. Arriva, arrivare i bonifici, iniziamo a arrivare Donato. Sì. Dunque, abbiamo sentito parlare un po' tutti in questi giorni del SILS, questo nuovo sindacato che si è preso un po' in carico di tutti i diritti dei lavoratori dello spettacolo e della musica. So che Alexandra è un po' coinvolta in questo progetto, sbaglio? Volevo saperne qualcosa di più. Sì, è un progetto veramente bello a cui ho accettato di buon, veramente con una grande carica, perché era secondo me una cosa necessaria, lo penso e lo pensavo già da tanto tempo, mi vede coinvolta in prima persona perché faccio parte del direttivo nazionale del sindacato. È ovviamente un'iniziativa che non c'era mai stata in questi termini nel mondo della notte, quindi fondamentalmente da che esiste il clubbing non esisteva un sindacato come il nostro, quindi per me pensa che festeggeremo a breve un mese dalla nostra nascita,
perché siamo nati il 25 di maggio ed è una bellissima iniziativa. E spero, stiamo già ovviamente raccogliendo tantissime aderenze, però spero che aumentino nel giro di breve molto, perché gli obiettivi sono molto utili, soprattutto per chi fa il nostro, il vostro mestiere, quindi è veramente, veramente un'iniziativa lodevole. Molto brava, bene. Sono d'accordo, brava, brava, in parte, ma volevo dire, in parte, non è che si continui, cioè il problema è un po' che bisognerebbe cercare di coinvolgere meglio anche altri personaggi, perché secondo me poi dopo c'è, si rischia di continuare a fare un po' quel gruppo di sempre gli stessi, capito? Un po' quello è il problema, però del resto parte da una bella iniziativa, la cosa è interessante. L'unica sì, cosa che ho visto che bene o male si gira sempre su quei personaggi che sono sempre quelli, alla fine... Spiegami. Beh, insomma, io conosco un po' tutti quelli che ho visto che hanno aderito, sono più o meno sempre gli stessi, va da Robertino a quelli che comunque, meno male, hanno sempre lavorato in modo regolare e quindi comunque sono, forse secondo me è da capire e mettere più personaggi che magari hanno avuto invece in passato, facevano così un po' saltuariamente e fatto un po' alla cavola, diciamo. Allora, organizzarsi per avere un sindacato che metta delle regole, forse è importante e nasce da un'iniziativa giusta, però quello che Io credo che i professionisti hanno sempre lavorato in modo professionale e pagando quello che devono pagare, le tasse, in modo, come dire, che diventasse anche uno stipendio, quindi non c'è bisogno per questi personaggi, c'è bisogno per tanti altri che invece secondo me l'hanno fatto così. Perdonami Gary, mi permetto di intervenire, questo è un tema piuttosto serio e non sarò sorridente. Un sindacato bisogna capire che cosa fa, perché un sindacato tutela i diritti dei lavoratori, il nostro sindacato tutela i diritti dei lavoratori del mondo dello spettacolo. Poi se il lavoratore non ha i requisiti per si spaccia per professionista e poi non lo è proprio una delle mission che abbiamo noi come sindacato, la creazione di un albo, quindi riuscire a portare all'attenzione dello Stato italiano quella nostra realtà, la nostra libera professione, piuttosto che il nostro mestiere, e cercare di far comprendere che va regolamentato, ovviamente se noi vogliamo proprio esattamente creare un albo e far sì che una persona che si dichiara come professionista del mondo dello spettacolo faccia parte con dei paletti a questo albo, perché ci sono degli onori ma ci sono anche degli oneri, che è esattamente quello che dicevi tu. All'interno del sindacato però mi permetto di sottolineare la presenza come responsabili regionali, sono persone che ci stanno facendo tutto come noi su base volontaria, sono state individuate per conoscenza, per background, per anche una serie di requisiti che possiedono le persone, perché fare il sindacalista è molto diverso da fare il professionista. Io conosco professionisti veramente blasonatissimi che però non sarebbero in grado di sostenere un'attività sindacale, perché nulla a che vedere con il clubbing, cioè all'interno di sindacato ci sono persone laureate in legge, laureate in giurisprudenza, perché comunque rapportarsi con le istituzioni non ha nulla a che vedere con quello che è il mondo del marketing, del business, del nostro lavoro. Quindi per assurdo ci può essere un sindacalista competentissimo e bravissimo che però a livello professionale magari è molto meno realizzato di tante altre persone che sono fuori dal sindacato. Quindi i nostri responsabili regionali, rappresentanti regionali, sono stati individuati seguendo questo tipo di criteri. Per quello che riguarda ovviamente le nostre battaglie, ve le dico subito brevemente: noi vogliamo subito istituire in tempi rapidi un albo delle professioni del mondo della notte, vogliamo rivedere tutto il sistema previdenziale del mondo della notte, perché ci sono tante contraddizioni, innanzitutto anche istituire ad esempio la professione usurante per i DJ, diciamo l'80% dei DJ sono sordi, quindi capiamoci, queste sono le battaglie.
Non ho capito, non ho capito cosa hai detto, scusa. No, come hai detto, scusa? Ce l'avete con me, ecco, vedi? Quindi, appunto, perdonatemi, non avevo colto, ero presa nel mio discorso. Sì, quindi ci sono tante battaglie che si metteranno in campo. Non è solo l'emergenza Covid-19 per farci partire, ma proprio anche il come si parte e poi soprattutto cercare di tutelare una categoria. Quindi far parte del sindacato oggi, secondo me, è veramente utile, perché gli obiettivi sono questi, Gary. No, ma io chiedo. Ale, secondo me è una cosa fighissima quella che state facendo. Io faccio questo mestiere da sempre ho lamentato la mancanza di quello che voi state cercando di costruire. Quindi per me massimo supporto in questa cosa. Mi fa piacere, grazie. Massimo supporto da tutto lo staff di Party Virtuale. Grazie ragazzi, questa è una cosa che mi fa molto piacere, e vi ringrazio anche per lo spazio che mi state e ci state come SIRS dedicando, perché fondamentalmente è una cosa importante. Io capisco che per un settore che non sa cosa faccia nella realtà un sindacato, perché non c'è mai stato, comprendere quelli che sono i nostri obiettivi non è sicuramente sempre molto semplice, mi rendo perfettamente conto. Magari smetteremo di essere degli alieni, dei marziani per il mestiere che facciamo, e riusciremo ad avere anche dei diritti che credo che spettino a un lavoro. A un lavoro che è un lavoro, come un po' in tutto il mondo, sì, era solo in Italia che era stata dimenticata un po' questa cosa, però io... Bravissimo Gary, esattamente, proprio quello che vogliamo fare. Avendo a che fare con l'estero, ho visto comunque che la realtà è diversa, cioè considerato un lavoro, infatti nel periodo poi di quarantena hanno avuto agevolazioni dal quello che sono i sindacati o lo Stato addirittura, perché era stato riconosciuto come lavoro, perché la gente lavora in regola, perché paga i contributi e tutto quello che c'è. Torniamo un attimo da Papa DJ per farci dare un po' di indicazioni sulle influenze che riguardano un po' questo bellissimo tipo di musica che lui tratta. Influenze, sai, questo periodo è meglio di no, No, vabbè, influenze nuove, sai, ogni anno c'è comunque, io ho notato, no, che nel tempo, nel corso degli anni, la musica di quel tipo ha avuto comunque un'evoluzione, cioè percepibile, no? Assolutamente sì, se tu vai ad ascoltare le prime due compilation, avevano indubbiamente indirizzato il pubblico all'ascolto in un contesto estremamente selettivo, cioè decisamente molto orientale, decisamente molto lounge, sia nella prima parte che nella seconda parte. Ricordo che i CD del Buddha Bar vengono composti dalla prima parte Winner e dalla seconda parte Apotheosis, ed erano abbastanza similari. Nel corso in poi invece della continuazione, della formazione di queste compilation, che andavano poi a dimostrare e a quello che era il mondo lounge, diciamo che c'è stata una bella evoluzione intorno alla 15-16, per cui parlo del 2015-2016, l'evoluzione andava più verso una parte molto più mediterranea e molto più elettronica, quindi molta house, molti cantatoni, molta soulful. Poi ad un certo punto c'è stata una svolta, ed è stata la svolta epocale, quando alla fine ci siamo resi conti che la slow deep, la ethnic deep, la tribal deep, con suoni estremamente molto più caldi, molto più sensuali, con un beat abbastanza a cassa rotonda, diciamo, l'avrebbe fatta da padrona. Infatti è quello che poi si sta sviluppando come programma e come collaborazioni e come produzioni e come label e come team l'attuale lounge music. Intanto sono contento di annunciare che è entrato uno della squadra all'interno della puntata, che mancava, perché quando non c'è noi sentiamo la mancanza, che è Giulio Strocchi dell'International Blog. Grande Giulio! Famoso per il suo armadio, eccolo qua. Giulio, devi smutare il microfono, se no come facciamo? Leggiamo il labiale. Sono qua. Ma qua purtroppo è una connessione un po' brutta. Oggi sei particolarmente elegante, dove sei stato? Sono stato a fare le cose mie, come al solito, come tutti gli esseri umani. Ragazzi, Giulio Strocchi ha un amante. Ma cosa gli chiedi?
No, voglio sapere, scusa, un amico del un amico, cioè bisogna che ci racconti le cose. Chi è questa? Che sulle sue, sta per iniziare l'appuntamento con i sogni di Sonny. Ancora. Sì, i sogni di Strocchi anche. Giulio, chi è questa? La possiamo modificare con i sogni di Giulio Strocchi? Domani registriamo. Tanto ti faccio vedere Lire che si sta facendo i capelli, che so che queste cose a te interessano. Ciao Strocchi. Ciao, e purtroppo che bella che è, guarda che bravo questo parrucchiere. È Pasquale, ragazzi, Pasquale diventerà meglio di Federico. L'Alexandra Voice e tutti Pasqua. Gli altri ospiti voglio salutare io, comunque. Sembri un po' ubriaco. Però. Se sei ubriaco si capisce, perché. Voleva dire Sonny. Io ragazzi so perché si è collegato adesso. Lui si è collegato adesso perché è uno sfegatato milanista e non poteva tollerare di parlare con Marietto che invece ai. Ma guarda che l'Alexandra Voice è milanista come me. Voi non lo sapete. Bravo! Marietto, fatti sentire per favore che qua ci sono i rossoneri, i diavoletti che stanno facendo fuori l'inferno. Beh, sai, i diavoletti, lo devo fare. Ma Marietto è mutato. Audio. No, ma diciamo che questi juventini hanno già abbastanza, hanno preso abbastanza piste napoletane, quindi sì, adesso li sentiamo, Mario. Ho detto, io di solito i milanisti li faccio parlare perché ultimamente non parlano e quindi quando parlano sono lì che li ascolto e mi piace sentirli, perché io tra l'altro ho mio cognato che è un milanista sfegatato che ormai ha perso anche lui la voce, l'amore che aveva per questi colori, no? E allora ogni tanto parla e dico, ah vabbè dai, facciamolo parlare, e quindi li faccio parlare, ma noi condividiamo solo lo stadio, quindi non è che condividiamo chissà cosa, una città forse, però ricordatevi che l'Inter è la squadra di Milano, questa è la cosa fondamentale. Digressioni calcistiche, ecco, ci stanno, sì, è proprio scritta questa cosa, cioè si sa, anche perché le tifoserie si notano, io non so adesso quanti appassionati di calcio ci sono, io non la sapevo neanche questa cosa, me la svelo io. Dopo l'Inter c'è la Juve come tifoseria più seguita nel calcio italiano, quindi voglio dire, sono quelle, poi i milanisti sono 10-20 mila, niente di che, cioè. Dai, sto scherzando. Vabbè, però saremo sempre più vincenti, siamo molto più a periodo, in tutto il mondo calcio. Noi. Il calcio va molto a periodo, in questo periodo la Juve ha dei fuoriclasse, dei nomi e lavora benissimo di marketing, e quindi in tutta Italia ci sono una marea di juventini. Questa Ugo, la cosa... ti stai pavoneggiando a sentire le parole di Marietto, anche tu sei una zebra, no? Forza Juve sempre, caro Marietto e caro Giulio Strocchi, siete anche sempre se in questo periodo, devo dire, ma siete solo dei ladri, siete solo dei ladri. Ed è così che Party Virtuale si trasformò in un format dedicato al calcio, Una svolta, il processo del mercoledì, processo del mercoledì, ogni mercoledì potrebbe essere una nuova rubrica di Party Virtuale. No, è che col calcio poi si litiga, dai. Bravo, ma guarda, Gary, no, infatti lascia perdere il calcio. Io lascio solo, do solo un favore, un vantaggio alla squadra juventina. Per il mio logo personale ho dovuto scegliere bianco nero. Due colori che fondamentalmente si vedono ovunque, quindi cosa hai scritto sulla maglietta? Marietto. Sono tutte azioni del calcio. Ma è capitato fantastica. Per caso, devo dire la verità, è capitato per caso. Non l'ho fantastica. Messo in cazzo. Fantastica. La prima cosa che hai scelto dall'armadio, vero? No, perché il brand è di mio cugino. Ho detto, ma sì, oggi mi metto questa, va bene. Quindi facciamo, è giusto, un po' di... Comunque, io devo dire una cosa seria. Allora, io sono tifoso sfegatato. L'unica coppa che ha vinto la Juve... Io c'ero, ero a Roma nel 96. Quando giocava il Milan, chapeau, secondo me è stata la squadra più forte di tutti i tempi. E il triplete dell'Inter
l'ha vinto meritatamente, punto e a capo. Bravo, bravo, vedi Hans che ha accontentato tutti, ha dato un contentino per tutti. Io che tifo per il Bologna, come mi consoli? No, spiegami. Vabbè, Scudetti li hai vinti però, dai. Certo, Scudetti li hai vinti. Avete le due torri. Facciamo che questa ringa sul calcio la scopriremo la prossima volta come andrà a finire, no? Che dite? Sì, perché tra un po' hai ragione, Irene, perché ci manca solo la gnocca e poi abbiamo affrontato tutti gli argomenti maschili. Quella l'abbiamo già, non è un problema. Con i sogni di sogni. Di solito chiediamo a Papa DJ se sono meglio le moto del calcio, una passione che forse può essere più... Indubbiamente, senza ombra di dubbio, proprio anche se a discapito di alcuni che sono qui presenti questa sera, io sono un ex boys nerazzurro, quindi allora vedi che abbiamo fatto le coppie. Con me sfondato una porta aperta. Certo che la motocicletta, ovviamente, insomma, è nel mio cuore, ha un posto di rilievo piuttosto che il calcio. Ci dicevi prima che in garage hai la bellezza di quanti motocicli o motoveicoli, perché sono di categorie diverse? Diciamo che ho parecchie due ruote. Parecchie due ruote. È una bella cosa, è una bella passione sicuramente, oltre al fatto di guidarle, di portarle in giro, cioè la passione per la moto gira intorno anche alla preparazione, no? Al culto proprio. Sai, io sono anche una delle persone che ancora parla con la motocicletta quando va in giro, quindi la tratto come se fosse veramente una persona. E tra l'altro posso anche dirti che alcune produzioni, le mie più fortunate, sono nate proprio in moto, quindi nel momento in cui ti guardi attorno vedi delle cose assapori, vieni ispirato. Ah sì, assapori i profumi, senti dei rumori, senti degli odori. È ovvio che facendo un certo tipo di musica vieni catturato da alcuni riflessi, da alcune cose. Poi ti portano magari in studio e tenti disperatamente di svilupparle. Alcune volte ci riesci e altre volte, insomma, invece vengono fuori delle cose che non hanno nulla a che fare con quello che stavi vedendo lungo la strada. Pensa che questa storia delle due ruote che fa figo, io una volta ho detto, vabbè, tolgo due ruote alla macchina, diventano due, no? Solo che dovevi stare in equilibrio, perché gli ho tolto quella davanti a sinistra e quella dietro a destra. Quindi dopo... Beh, però era la soluzione migliore. Penso che abbia buttato via la macchina dopo, ho fatto no? Ho fatto il figurone. Gary, però bisogna che tu la smetti di fare pubblicità occulta, anche poca, alle tue canzoni, alle tue tracce, non è corretto. Beh, puoi spostarti un attimo che non riesco a leggere, Lopez? Guarda, tra l'altro devo dire, guardate qua, posso dire una cosa. Oh, ma c'è anche il mio nome. La scritta Love Love Love, devo dire, l'ha fatta mia figlia, quindi anche onore. Brava, a lei, fa lei complimenti, bravissima. Con i cuoricini e tutto, quindi grande Olivia, grazie. Bravo Olivia, davvero brava. Vabbè, devo chiedere a Mugo, che lui sulla moto carica anche la console quando va a lavorare in giro per Cesenatico, vero Mugo? Tu sulla moto metti tutto, perché te sei anche tu un easy rider. Sì, Franky, anzi, devo dire che il mitico Papa DJ è amico di Marco Ossanna e entrambi hanno la moto. Quindi, vedi, vero Papa? Sì, assolutamente. Beh, Marco è uno dei miei più cari amici, uno dei vecchi colleghi. Abbiamo iniziato forse a un anno di differenza l'uno dall'altro, parlo del lontanissimo 1973-74. Addirittura, quando sono nato io. Che bei tempi erano quelli per questo mestiere. Ma guarda, io mi riallaccio semplicemente a quei tempi con alcune situazioni delle quali ho sentito parlare oggi. Di questa cosa, di questo sindacato, di questa specie di reunion, di cercare di mettere insieme più teste possibili per poter portare avanti progetti e quant'altro. Sono estremamente contento che qualcuno ci abbia pensato, ho delle grandissime remore, considerato il fatto che dopo 45 anni non si è ancora riusciti a mettere insieme due di giochi. Non oso immaginare il lavoro grosso che dovranno fare queste persone per cercare di amalgamare stili, persone, personaggi, locali e quant'altro. Ritengo sia un lavoro grandissimo, onore a chi vuole iniziare a fare questo percorso e al quale auguro di arrivare. Grazie. Ma
c'è solo una cosa che mi lascia perplessa, ed è poi Sentiamola. Ed è poi lo scoglio che dovrà superare queste, che dovranno superare queste persone. Il famosissimo albo dei DJ, in base a cosa, a chi e a quali meriti acquisiti per poter essere iscritti a questo albo. Lì ci sarà secondo me da discutere parecchio. Tra l'altro vorrei ricordare a chi si sta accingendo a fare questa cosa che comunque le partite IVA esistono, le partite IVA esistono, che comunque i professionisti messi in regola esistono, e se questo però serve a scremare tutto ciò che concerne il sottobosco di questo mestiere che lo ha decisamente rovinato, allora sono d'accordissimo e avrete tutto il mio apporto e supporto immaginabile. Ma, come ha detto prima il signor Gary Chaos, che non ha voluto fare, non ha voluto affondare il coltello nella piaga, ritengo che se esisterà ed esiste questa cosa solo ed esclusivamente con i soliti 2/3, forse 4 o 5 persone, lontano non si va. Te lo posso dire dopo 46 anni di mestiere. Posso rispondere? Ah, assolutamente sì, assolutamente sì. Beh, innanzitutto bisogna comprendere come si crea un albo. Per creare un albo tendenzialmente bisogna muoversi in tal senso, organizzarsi contattando tutte le figure che rappresentano il settore. Quindi qualsiasi associazione o categoria, insomma associazione di categoria, faccia parte, rappresenti il settore. Quindi sto parlando di SIAE innanzitutto, sto parlando di SILB, sto parlando di Asso Intrattenimento, sto parlando di ADJ piuttosto che Asso DJ e ovviamente SIS. Quindi tutte le associazioni di categoria devono essere sedute a un tavolo e approntare, trattando chiaramente, quali saranno i canoni per poter richiedere al governo italiano l'istituzione di un albo. Una volta che si è approntato questo protocollo, accettato da tutti, e per tutti intendo tutti, e firmato, allora si può andare in sede istituzionale e dire: ragazzi, noi siamo già d'accordo tutti, questo è il protocollo e questi sono i canoni. E ovviamente a quel punto il governo potrà eventualmente aprire delle trattative su alcuni punti che magari per la loro visione possono essere distonici, ci si consulterà. Una volta che è stato approvato, automaticamente poi viene istituito. Il grande dubbio qual è? Il dubbio è che con la legge Bersani del 2006 è stato soppresso la dicitura dell'ordine, cioè una volta c'erano i famosi ordini, l'ordine dei medici, degli avvocati, degli infermieri, l'ordine, cioè istituto pubblico, attenzione, è sottoposto alle leggi di tutti gli enti pubblici, oggi come oggi, inteso come lo si intendeva una volta, non è più esistente, però si può affrontare qualcosa di similare che abbia sicuramente voce in capitolo per controllare questo albo dei lavoratori dello spettacolo, perché io parto da un presupposto: noi non vogliamo l'albo solo dei DJ, noi vogliamo un albo dei lavoratori dello spettacolo che include DJ, vocalist, performer, ballerini, quindi tutta la parte spettacolo. Ovviamente per poterlo fare sarebbe dopo avere anche un ordine, che è quello che va a sovrintendere alla gestione dell'albo. Si può fare, l'unica cosa su cui non si può intervenire è il tariffario, perché una volta ciò che un albo, un ordine interveniva dicendo da oggi si esce minimo massimo, come l'ordine dei medici, degli avvocati, questo è stato eliminato dal 2006 con una legge, proprio una legge Bersani. Questo non è più fattibile, si possono dare, ma già gli ordini stessi, anche quello dei commercialisti, non può più legiferare in tal senso già oggi. Quindi si può dare solo un range, che è un range indicativo. Però per quello che riguarda i requisiti per far parte dell'ordine, può ancora avere grossa voce in capitolo. E oggettivamente questi sono i nostri obiettivi. Perché? Perché verranno approntate una serie di regolamentazioni per entrarci, permanerci, quindi anche un codice etico, un modus operandi, e dopodiché
anche magari per persone che vorranno approcciare la professione giustamente tra 3-4 anni, quindi principianti dovranno avere eventualmente anche un tirocinio, quindi sono tutte cose che vanno approntate sedendosi a un tavolo con queste associazioni di categoria. Quindi questa è una cosa, mi rendo conto, non semplice, non è una cosa che si riuscirà ad ottenere in 3 incontri, ve lo garantisco, però è una cosa su cui stiamo lavorando in maniera veramente strong e cercando di creare tantissimi contatti per poter approntare questa cosa. Noi ci crediamo veramente tanto. Per quello che riguarda il mettere d'accordo, un sindacato non nasce per mettere d'accordo, un sindacato nasce per tutelare. Anche due persone che non si possono guardare in faccia, e nel mondo della notte ce ne sono a dozzine, però potranno convenire che il denominatore comune della loro tutela sicuramente è assolutamente a vantaggio di tutti, è trasversale, anche di persone che non si stanno su, che si stanno sulle scatole. Quello che riguarda la struttura è un discorso, quello che riguarda gli associati, ci sono persone che non si rivolgono alla parola eppure sono associati a SILS, quindi è il fine comune che va a creare un denominatore. Ha perfettamente ragione Papa, noi siamo abituati a essere delle gran belle donne da questo punto di vista, soprattutto i DJ, devo essere sincera, sono estremamente in competizione gli uni con gli altri e questo non facilita le cose. No, non sono assolutamente d'accordo, siamo stati surclassati dai vocali. Sì, davvero? Sì, no, io guarda, invece nella maniera più assoluta, sì, credo. Ti devo dire la verità. Sono felice di poterti smentire, ti spiego per quale motivo. Perché i vocalist tendenzialmente difficilmente sono in grande competizione in serata. I DJ, metti due DJ in serata che si devono alternare, scoppia la terza guerra mondiale. Però, secondo me chi ha vinto sono i falegnami, perché chiedono sempre di fare i tavoli, quindi loro vanno esattamente. Quelli vincono sempre, i falegnami. Tre volte mi hanno chiesto un tavolo. Io mi sono presentata con lo scontrino dell'IKEA, scherzando ovviamente. No, tolto questo discorso, che per carità ci sono delle rivalità che non sono sane, però la forma mentis che proprio per fare i sindacalisti abbiamo cercato di demolire è proprio questa, quella di essere gli uni contro gli altri, perché i tempi dei bei momenti sono finiti e chi non se ne è reso conto vive in una realtà distopica un po' fuori dal mondo. Quindi unirsi per l'interesse di tutti, ma proprio tutti, oggi è quasi obbligatorio, perché se dovesse mai capitare un'altra seconda ondata di Covid, ragazzi, noi possiamo dire ciao a tutto il mondo del clubbing. Bene, sono contento che abbiamo anche toccato questo tema, che poi in parte in queste 93 puntate è stato trattato in parte virtuale. Comunque è qualcosa di importante, se la categoria dello spettacolo deve diventare una categoria riconosciuta, quindi fate tutto quello che potete per fare in modo che questa cosa accada. Io personalmente sostengo questo genere di cosa al 100%. Noi ragazzi siamo arrivati al termine della puntata, molto bella, con degli ospiti molto interessanti. Comunque noi questo tema, io e Alexandro, nell'intervista che abbiamo fatto su International Blog l'avevamo già... Cioè ci hai fregato l'argomento con anticipo, vuoi dire questo? Caro, sì. E poi vi dirò ragazzi, di più. International Blog è sul pezzo. Alexandra Voice, o la ami o la odi, non passa mai inosservato. Ha già fatto anche uno slogan, Giulio Strocchi. Beh, come tutte le persone che dicono quello che pensano, come Alexandra, parli talmente bene che quando smetterai di fare la vocalist credo che tu abbia una serie di aperture dal punto di vista lavorativo, perché secondo me ti spieghi molto bene. Vuoi sapere cosa farò io dopo, quando smetterò di fare la vocalist? Vuoi sapere cosa farò? Certo, sono curioso. Io voglio un programma che gestisca Cronaca Nera High Level, alla telefono giallo anni 80-90. Quello sarà il mio futuro. Cronaca Nera alla massima. È la mia più grande passione. La nuova presentatrice di Quarto Grado, Alexandra. No, per carità di Dio, no. Troppo basso livello. Va bene, allora facciamo la solita carrellata per chiedere agli ospiti se si sono divertiti, sono stati bene. Partiamo subito con Papa DJ.
direi che è stata decisamente molto ma molto interessante. Vi ringrazio ancora una volta per avermi invitato. Spero di essere stato all'altezza dei vostri ospiti. Di brutto proprio, cioè, è stato interessantissimo. E di tutta la vostra organizzazione, grazie mille, grazie veramente. Speriamo di vederci presto live, quindi, avremo occasione magari di continuare questa discussione. Facciamo un saluto anche alla Nausi che ci ha messo in contatto, che è una DJ amica, ed è un bacione, ciao Nausi. Grande Nausica, ciao. Marietto, com'è andata? A parte questi, insomma, bianconeri, rossoneri che ti abbiamo messo in puntata, non è che vai a parlare male di parti virtuali adesso? La cosa che ricorderò di più sono le pubblicità nascoste dei due DJ lì. Neanche tanto nascoste, se vogliamo. Di chi stai parlando? No, due personaggi che stanno facendo comunicazione. Tra l'altro di un disco che mi hanno mandato questo pomeriggio, bravo. È uscito da un po', eh. Io che strano, cioè. Aspettavo lo comprassi, però vabbè, se te l'ho mandato. I dischi non si comprano più, Gary. Grazie, l'ho notato. L'ha comprato solo Fede con la mia carta di credito. Grazie dell'invito. Bene. Alexandra, tutto ok? Ti sei divertita? Sì, mi sono molto divertita, è bellissimo, anzi vi volevo fare i complimenti perché è un'iniziativa veramente gestita bene, poi molto furba, e soprattutto in periodi magari di lockdown sicuramente avrete avuto le vostre soddisfazioni, perché sì, insomma, è stata un po' lunghetta la faccenda. Volevo ringraziare personalmente gli ospiti che sono intervenuti con me, a partire da Papa e Marietto, perché sono due persone che godono della mia massima stima, che due grandi professionisti, e soprattutto mi rendo conto che hanno dato un valore aggiunto a questa meravigliosa sessione, ecco, chiamiamola così. E poi se voi siete bravissimi, a partire da Irene, viva le donne, guarda che gli sta portando a iscriversi al SIMS, guarda ragazzi. Hai visto? Guarda, stavo per linkarti il modulo, Irene mi sa che è sottofondo perché non sta rispondendo. Ci sei, Ire o Pasquale? È sotto il phone con l'iPhone, quindi non riesce a sentire. Sotto il phone con l'iPhone. Sei preoccupato perché Jessica invece dal dentista mi sa che ha avuto un'estrazione, una roba un po' lunga, perché non è riuscita ad entrare. Comunque ritornerà domani. Domani puntata dedicata al mondo del ballo. Chi ci sarà, Sonny? Anticipani almeno qualcosa? Beh, allora ad ora ci sarà Pino Caggiano, che è un ballerino che ha vinto il campionato del mondo di salsa, e poi stiamo contrattando con un DJ che ha inventato un pezzo famosissimo. Non diamo anticipazioni, famosissimo, cioè lo conoscono tutti, lo conosce persone, forse uno dei più famosi in assoluto, che odia anche il latino, quindi no, io veramente non so di cosa stai parlando. Lo scoprirete domani. E poi ovviamente 90 è la posizione, no, scusate, è la molto interessante, è il numero che ha abbinato la puntata del venerdì, perché ci sarà DJ Jump con degli ospiti importanti che scoprirete nei prossimi giorni. E poi dopo una settimana di preparazione, il 6 di luglio parte il PV Summer, abbiamo bisogno di uscire da questi studi, di andare in mezzo alla gente, di collegarci tra di noi, sarà una grande operazione, ce la faremo. Per ora è tutto, Federico saluta la squadra! Facciamo un grande applauso ai conduttori di parti virtuale, Irene Antonucci e Franky Chiappinelli! E con Poltron Sax che suona questo disco di Lopez e Gary Chaos, vorrei fare un saluto appunto al DJ Lopez per la regia video, un saluto anche da Fede D per la regia audio, facciamo un saluto a Pando, Sony, la nostra JC, il nostro conduttore e guastatore della Gary Bet, Gary Chaos, Adam Clay, gli amici del programma DJ Hans, Manuelito DJ, Mugo, il grande Giulio Strocchi di International Blog e i nostri media partner, Radio Bruno, Show Group e Adotta un DJ e dagli un lavoro vero. Ragazzi, l'appuntamento è per domani. Ciao a tutti, bye bye, sigla!